Le mafie pesano sulle nuove generazioni attraverso due fenomeni: l'avvelenamento dell'ambiente e il controllo del mercato del lavoro. Un problema su cui è necessario rinforzare la presenza consapevole della collettività. Orange Camp è un laboratorio di democrazia partecipata che il 2 e 3 dicembre accoglie al Maschio Angioino oltre 100 giovani provenienti da tutto il paese. Tutti i partecipanti sono al tempo stesso relatori e spettatori. In base alla propria esperienza, ciascuno propone analisi e idee che vedranno poi la sintesi in un documento di azione contro i fenomeni criminali. Le ecomafie sono un rapporto perverso tra politica, imprenditoria e malaffare. Classicamente ci si riferisce al problema dello smaltimento dei rifiuti, ma secondo me va inquadrato in un'ottica più ampia che è quella di scempio del territorio, inteso anche come bene comune. Per esempio, le cosiddette grandi opere inutili. Con questa ventata di cambiamento che c'è stata a Napoli, che però purtroppo non è avvenuta anche a livello nazionale, tanti giovani hanno iniziato a fare politica. Nel mio consiglio, in quello del Vomero Arenella, abbiamo 7 ragazzi sotto i 30 anni, quindi il risultato è stato splendido. L'assemblea sarà integrata nella mattina del 3 dicembre da un convegno sul tema La politica contro le mafie. L'economia criminale è una patologia del capitalismo globalizzato, non la piaga del mezzogiorno, dichiara il sindaco De Magistris, promotore dell'iniziativa. All'incontro prenderanno parte, tra gli altri, l'imprenditrice Silvana Fucito, il coordinatore regionale di Libera Don Tonino Palmese, i giornalisti Michele Santoro, Sandro Ruotolo, Lirio Abbate, i magistrati Raffaele Cantone e Antonio Ingroia, i deputati Sonia Alfano e Antonio Di Pietro. Rifiuti, ecomafie, clientelismo, nepotismo, meritocrazia totalmente assente. I nostri video circolano nei peggiori posti, quindi sul web, su tutti i social network, quindi sulle bacheche di Twitter, Facebook, su YouTube e abbiamo anche un blog. Abbiamo realizzato un video sul concetto di camorra dai ragazzi di strada e quello che è uscito fuori sono le dichiarazioni più strane e più assurde per chi non vive in Campania. Orange Camp è uno strumento mediatico su internet fondamentale per mobilitare le persone, soprattutto i giovani. La mafia è un cancro di questa società, ma che aggredisce soprattutto i più giovani, perché cos'è il debito pubblico in fin dei conti se non i costi che le nuove generazioni pagano alla corruzione della politica? La partecipazione dei giovani si aumenta parlando il loro linguaggio e facendo capire soprattutto come delle tematiche come la mafia incidono sulla qualità della vita dei giovani, che non devono essere più costretti a fuggire questo paese, ma possono aiutarci a costruire un paese migliore adesso, subito, ora.